Siri, mi dice che impressione le fa tutto questo rumore nel PD? Non vorrei fosse tanto rumore per nulla, ma detto questo, io non credo che gli italiani si appassionino così tanto a questo atteggiamento autoreferenziale della politica, che parla di se stessa e con se stessa e si dimentica che dall'altra parte ci sono i cittadini italiani con i loro problemi, i cinquantenni che hanno perso il lavoro, centinaia di migliaia che non hanno prospettive, le piccole e medie imprese che hanno a che fare con le tasse, con la burocrazia della pubblica amministrazione, con le banche che non gli fanno credito, insomma, hanno altri problemi. Però il 4 dicembre sono andati a votare e sono andati a votare milioni di italiani che hanno bocciato la riforma costituzionale e hanno bocciato il governo che doveva fare le riforme. Poi che cosa è successo? Che il Presidente del Consiglio si è dimesso, ma il governo è rimasto. Allora, è giusto oggi, perché se lo aspettano tutti quei milioni di italiani, che questi italiani siano chiamati al voto, ad esprimere quello che per loro dovrà essere un nuovo governo. È chiaro che abbiamo la responsabilità di avere una legge elettorale che consenta al giorno dopo di sapere chi ha vinto e chi ha perso. Se si vuole fare questo, lo si può fare, lo deve fare il governo, perché il governo ha una corsia preferenziale in Parlamento. Deve avere il coraggio di porre la fiducia, di andare dai presidenti di Camera e Senato dicendo: noi dobbiamo incardinare due micro sistemazioni della legge elettorale che è uscita dalla Sì, Consulta. e quali sarebbero, secondo la Dobbiamo, Lega? Quali sarebbero le le microsistemazioni? microsistemazioni sono quelle di dare il premio di maggioranza non al singolo partito ma alla coalizione e creare una correzione maggioritaria del Al Senato. 40%, in modo tale che così consentiamo il giorno dopo di sapere chi ha vinto e chi ha perso. Queste cose le si possono fare subito, non c'è bisogno Sì, di tutte queste voglio liturgie. sapere da Siri, no? Quindi, insomma, seguendo il ragionamento di Salvini, Trump è un esempio di coerenza. Beh, certo, noi siamo abituati in Italia che si fanno le promesse elettorali e poi si disattendono, e lì invece c'è l'idea che ci si è presentati con un programma e si rispettano le cose che sono state nel programma. Quindi mi sembra più che corretto e non capisco tutto questo sollevamento di indignazione, questa ipocrisia generale che veramente infastidisce la gente. Cioè, cos'è Perché io vorrei buonismo sapere quello di una chi cosa, questo, dice ma no a no, non questo so se decreto? buonismo, queste robe, non voglio dare dei nomi, io dico solo questo, che c'è una responsabilità enorme di chi ha avuto il compito, quindi chi ha governato, che ha creato questa situazione di profonda angoscia e disagio nei cittadini, perché questa ondata di immigrazione che è arrivata nel nostro paese ha sollevato un'angoscia tremenda, ma non è una questione di razzismo, di questioni xenofobe, è un'angoscia No. che è determinata dalla questione che, e dalla realtà che ciascuno vive. Se io sono in una condizione per cui vivo un profondo disagio sociale, perché non arrivo a fine mese, perché il mio figlio è disoccupato, perché mia mamma non si può comprare la stampella per muoversi e devo chiedere il prestito e non so come fare, eccetera, eccetera, e poi mi vede orde di persone per strada, che proprio a livello, non so, io abito vicino alla stazione centrale di Milano, se voi vi fate un giro a una certa ora, io temo quando mia figlia deve tornare a casa, ho paura, cioè io chiamo, dove sei, a che punto sei, perché la percezione, non dico sia vero o Sì, sbagliato, no, ma però la diciamo che percezione ha creato un'ansia generale che dice il alle decreto di Trump persone: riguarda anche le abbiamo persone che hanno paura. il Siri? Intanto ogni lavoro fatto con dignità e rispetto è un lavoro, quindi insomma non farei l'elenco dei lavori dignitosi o meno, insomma dipende come uno fa questo lavoro, se lo soddisfa e se gli piace, perché oggi abbiamo il problema che molte persone fanno un lavoro che non gli piace e lo fanno tutti i giorni, quindi il punto è, secondo me, ritarare il tema di quello che è l'immaginazione del domani in quanto ad occupazione. Noi abbiamo creato tutto il sistema dell'università per cui prendevi un foglio di carta e quello ti avrebbe dato il via libera per poter fare quel mestiere che gli altri dicevano che tutti fanno, che era il mestiere giusto. E allora poi trovi la mia vicina di casa che aveva una mamma, e avevamo la stessa età, che le urlava contro perché diceva, lei voleva fare la parrucchiera, era veramente innamorata, era una cosa straordinaria. E la mamma l'ha messa in croce finché non ha fatto l'università.
e adesso lavora in un call center e non è contenta perché lei avrebbe voluto fare la parrucchiera. Se avesse fatto la parrucchiera probabilmente avrebbe avuto diciamo un mestiere, però conosco anche molte sarebbe stata felice e contenta. In difficoltà ugualmente, ma certo, in ma d'accordo, diciamo, però l'importante è che tu faccia qualcosa che ti piace. Non è solo il problema del lustascarpe, abbiamo gli elettricisti, abbiamo gli idraulici, gli intagliatori. Una grande azienda telefonica l'altro giorno mi ha mandato in ufficio un tecnico che non era un giovane italiano che diceva ah, che bello fa, era un giovane straniero che dice faccio questo perché gli italiani non ci sono. Cosa facciamo? Allora, il punto è che noi abbiamo una situazione a monte che dobbiamo risolvere, cioè il problema delle regole del mercato. Noi abbiamo a che fare con la Cina, che è un paese che non rispetta le regole del mercato, nonostante Xi Jinping vada a Davos a dire che vuole l'economia di mercato, grazie che vuole l'economia di mercato, perché giochiamo una partita dove io non posso fare fallo, ma tu mi puoi tirare i calci negli stinchi, diciamo. E allora così cambiamo, siamo capaci regole, tutti a far venire le aziende a produrre in Italia, bisogna abbassare la pressione fiscale. Portarla con la flat tax al 15% e far sì che le aziende vengano a produrre qui e dare lavoro in Italia, perché ci sono 7 paesi dell'Unione Fatemi Europea dove le nostre Ricci, aziende che tra vanno l'altro non c'era